Rieccoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport. Io non ricordo il nome, francamente, ma ricordo l'occasione per ringraziare ieri il tifoso barese che vive a Parma, che mi ha dato un passaggio alla stazione e mi ha evitato di perdere il treno. Lo ospiteremo qui magari un giorno. Poi ho trovato un tifoso che ieri ha seguito per la 510ª volta il Bari in trasferta. Poi anche questo è un personaggio incredibile, record, eh? Incredibile. Credo che non sia di Bari, della provincia. Ma perché Ventura continua a insistere con Allegretti? Si chiede l'amico. Perché l'Angella in tribuna? Un po' abbiamo sfiorato questo argomento. Poi non ho capito il cambio Kutuzov-Barreto, scrive un altro amico. Ventura doveva schierare le tre punte. E poi questo scrive Roberto, un altro, tutti a Genova, sarà una grande festa. Allora parliamone con Lello Iacono. Il Bari in questo momento, leggiamo ancora i messaggi a beneficio di chi ci ascolta la radio, in questo momento non può fare a meno di Salvatore Masiello, Almiron e Barreto. Guarda caso i tre che non hanno giocato. Vabbè, gli assenti hanno sempre ragione, la conferma. Siete d'accordo? Fiducia in questo gruppo, stiamo facendo grandi cose, scrive un altro amico, si chiama Michele, classe 80. Lello, però vorrei parlare adesso dei Sì. dettagli della trasferta di Genova. Ma è vero che non c'erano più biglietti nel settore ospiti? Biglietti sono già finiti da martedì mattina. Per Quanti biglietti erano disponibili per gli il ospiti? settore ospite erano disponibili intorno ai 2.400 biglietti, cosa che addirittura martedì mezzogiorno, quando siamo andati noi con le nostre liste, non siamo riusciti più a trovare. Ringraziando al Signore, con i mezzi di internet, qualche amico di Genova, siamo riusciti a fare anche noi biglietti. Poi so che comunque, a livello dopo il settore O ci sono anche venduti altri 1.000 biglietti. Gradinata Nord è un altro tipo di settore. Sempre per tifosi baresi. Adibito per i tifosi del Quindi al Bari. momento sono 3.500, sono sicuri di Bari? 3.500, 4.000 al massimo 4.000. arriveremo là. E c'è possibilità ancora di comprare i biglietti secondo te oppure è Fino a difficile? stamattina era difficilissimo. Anzi, un consiglio che volevo dare a tutti i tifosi del Bari, che chi non è munito di biglietto, purtroppo per questa volta è meglio che rinunciasse a questa trasferta, perché lì non sono per niente disposto a far entrare senza biglietti o favoritismi per il gemellaggio, Quindi fammi niente. capire, lei lo settore ospiti, in più hanno allargato praticamente il settore No, non è ospiti. allargato, là è la Cioè Gradinata perché? Nord che è appresso al settore Sì, ospiti, sì, sì. proprio vicino al settore ospiti, e ci hanno consentito di chi è stato fortunato a trovare il biglietto della Gradinata Nord di poter stare in quello E spazio non è lì della possibile Gradinata. allargare ulteriormente lo spazio della Catena Nord a disposizione di tifosi baresi Non oppure compete a non noi, compete? non compete a noi, non compete da Bari, compete dalla Questura di Genova, dalla Società della Comunque, Sampdoria. diciamo, di qui parte un messaggio molto chiaro per evitare, insomma, che ci siano problemi a destinazione. Chi non ha il biglietto resti a Per casa, questa come volta sempre sì, accada, per sì. questa volta No, ma sì. lì può cercare di trovarlo mediante amicizia o roba del Amici, cose, genere, sì. però deve avere la sicurezza di avere i biglietti, La che cosa sicuramente. importante è se uno deve andare a Genova, cioè deve arrivare a Genova munito di biglietto, è importantissimo per tutti. Ma come andrete a Genova? Pullman e altro? Perché Genova è una trasferta Ci scomoda dal sarà punto di una vista, eh? carovana di pullman, ci sono 30 pullman, 30 pullman macchine, addirittura, treni, non eccezionale. tutti organizzati da noi, organizzati da altri gruppi organizzati. Molto importante, oltre ad avere il biglietto, il comportamento. Io questo è il messaggio che lancio sempre ai tifosi del Certo. Bari. Cioè dei gruppi organizzati, ho piena fiducia, anzi me li saluto anche tutti. Ho piena fiducia, so che Sì. sapranno come comportarsi. Per gli altri tifosi non vorrei che la prendano come una gita, è sempre una trasferta dove bisogna onorare la trasferta, quindi io dico ai tifosi del Bari, arrivare là, essere educati, quando siamo nei locali, nei ristoranti, comportarci da persone per Non bene che siamo. abusare del rapporto Non d'amicizia, abusare del anche rapporto, perché se non pagate assolutamente il conto no. ai ristoranti genovesi o tirchi, È vi vero, è serve. vero. No, anche Vabbè. perché assolutamente no. con il giro di vite che c'è da parte del Ministero degli Interni, basta un piccolo episodio per creare i problemi e poi vietare eventualmente la trasferta al Bari, ecco perché Certo. Riapriamo le l'importante è telefonate, c'è un questo. amico in linea, pronto? Sì, pronto, ciao, senti, sono Antonio da Bari, Ciao. saluto te e gli Ciao Antonio, ospiti. ciao. Grazie. Senti, volevo dire questo, la forza del Bari è nel collettivo, se il collettivo gira bene, anche le punte riescono a segnare. Quindi, e questo è successo in tante partite, con l'Atalanta e con la Lazio è successo che il collettivo abbia brillato al massimo. Noi non abbiamo giocatori come Božinov che indipendentemente dal gioco della propria squadra riescono a realizzare gol del genere. Cioè Božinov ha fatto un grande gol, la sua squadra stava giocando in maniera, diciamo, estremamente dimessa, Certo. perché ieri il Parma
in campo ieri, non sempre, ha dimostrato di essere una squadra assolutamente mediocre, al di là del quarto posto. Poi vorrei dire un'altra cosa. Sì. Io spero che Parisi venga messo a riposo a lungo tempo. Non è possibile giocare in quella maniera, con quella lentezza, sbagliando. Però posso dirti una cosa, bisogna essere onesti, Parisi rientrava dopo un mese e mezzo. E poi c'è un terzo punto, il caso Lancella dovrebbe essere ormai affrontato dalla presidenza, dal presidente Matarrese, lo so. Perché è un caso, ieri c'erano giocatori che avevano bisogno di un ricambio, Lancella era in tribuna. Grazie per questo tuo intervento, grazie. Sì, abbiamo detto anche noi, per Lancella bisogna capire che cosa accade. Certo, di questo passo Lancella è destinato a cambiare area a gennaio, perché insomma è inverosimile. Anche perché Lancella ha uno degli stipendi più pesanti, sì, direi, in assoluto, Enzo, ed è uno dei giocatori sui quali cambiare, il Bari puntava di più. Gennaio, che vuol dire? Questa è gente che c'ha i triennali, Enzo. E quindi non ce la fai, vuoi dietro tieni sul groppone. Vabbè. Staremo a vedere che cosa accadrà per Lancella, mentre per Parisi sento di dire che prima dell'infortunio Parisi non stava giocando male, stava giocando un po' in linea con il resto della squadra. Nel momento in cui sei fermo da un mese e mezzo, purtroppo paghi in qualche modo le conseguenze. Però questo accade per tutti i giocatori. Cioè, io ricordo la Juventus ha fatto giocare tante volte Del Piero che non si reggeva in piedi, e gli allenatori dicevano oggi non si regge in piedi, domani farà meglio, tra due giorni, tra due partite sarà Del Piero. Cioè, nel senso che purtroppo il giocatore, se non lo fai giocare, non riuscirà mai a tornare sui propri piedi. Anche perché comunque io non va di condannare Parisia, l'anno scorso è stato uno dei migliori terzini della Serie B, ma togliendo questo, il nostro amuleto, quando giocava Parisi, certo, il Bari non ha mai perso, sempre, sì. Cioè, non si può condannare un calciatore per una partita che ha sbagliato. Fermo restando che Salvatore Masiello era in gran forma. Era in gran forma, è venuto in un momento sbagliato, però non mi va di condannare. Vorrei dire anche a tutti i tifosi del Bari di stare vicino alla persona, no? di mettere le pressioni. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Giuseppe da Bari. Ciao Giuseppe, sei andato a Parma ieri o no? No, a Parma no, per il lavoro non sono potuto andare. Va bene, Giuseppe. Però io dico Enzo la mia, cioè secondo me sono andati senza motivazioni a Parma, tanta euforia, anche da parte delle dichiarazioni di Ventura, che disse di turnover, di cose del genere. Cioè, io ribadisco ancora, le partite che non si possono vincere, meglio pareggiarle. Allora, questo può valere per le partite in casa, fuori casa io credo che Bari avrebbe firmato per un pareggio a Parma, francamente. Io capisco un po' la delusione, perché ieri è arrivata una sconfitta contro una squadra che un po' ci sta sul groppone, perché il Parma è una squadra che proprio ci ha dato sempre tanti dispiaceri, però come diceva prima Lelo, come diceva, che il Bari perda col Parma ci sta, ci può stare, voglio dire. Ci può stare, due episodi, due tiri in porta, poi ha detto giustamente l'amico Bocino, ha quei numeri. È vero che ha quei numeri, però non gli vedevo fare un gol del genere da chissà quanto tempo. Io lo ricordo i tempi del Lecce, che segnava in quel modo, però poi... Ha avuto un'esperienza sfortunata in... Fiorentina, Inghilterra, In Inghilterra. No, l'unica cosa che mi dà un po' di rabbia è che poi alla fine loro giocano male, vincono la partita e poi al Dante vi aggiunge la beffa, che Bocino regala il... cioè dedica il gol ai leccesi, insomma. Io in questo contesto, al giorno di ritorno, vorrei vedere... uso un paragone improprio, un Giovanni Loseto a marcare Borgino per fargli rimangiare ciò che ha detto. Va bene, 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, su Radio Bari, oppure attraverso il sito www.radiobari.net. Vi ricordo che il Bari non è tornato in sede, il Bari si è trasferito questa mattina da Genova a Viareggio, dove prepara la gara contro la Sampdoria. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao, sono Francesco da Carazzi. Ciao Francesco. Sì, io diciamo vedevo la squadra che è entrata in campo con un approccio non come quello di Roma, contro la Lazio, scusami. Di Bari contro la Lazio, sì. Appunto, l'ha messo. Però non si, diciamo, una squadra che si vince con una prestazione di domenica, diciamo, cambiare formazione, vederli in panchina, quelli, è vero che devi fare turnover, però si fa in allenamento turnover, oppure un amichevole, ma non una partita che contano i punti. Poi riguardo i gol che presi il Bari, se erano più decisi, sia Donati sul primo, se riusciva a mettere quella gamba, Bocino non andava via, non calciava quella, un passo in più doveva fare. Come ben sai, all'origine di un gol c'è anche l'errore dell'avversario, insomma, purtroppo è andata così. Guarda, ti dico anche un particolare, nessuno se n'è accorto, ma in occasione della rete di Bocinov, ad esempio, Gazzi stava a terra, si era fatto male al volto.
Mi piace pensare, visto che Gazzi stava da quelle parti, che magari con Gazzi in piedi forse Bogiro non sarebbe neppure arrivato a tirare, no, però è il senno di poi, cioè non possiamo vivere di queste, no, di queste lì cose. Da lì avrebbe dovuto, secondo me, invece di andare subito ad affrontarlo, se Donati cerca di contenerlo, di temporeggiare, insomma. Anche perché poi lo ha portato sul sinistro, Borgino c'ha solo i sinistri, insomma. È chiaro che a quel punto il difensore tende a portare i giocatori sull'esterno, invece l'hai portato sul centro e gli hai dato tutta la visione dalla porta. Fermiamoci, pubblicità, poi di nuovo insieme col biancarosso di Visport.